La Consulta europea del Consiglio regionale ha organizzato il viaggio studio a Trieste, Lubiana e Zagabria per 36 studenti delle scuole superiori vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei. La delegazione piemontese ha partecipato a Trieste al Debate on the Future of Europe e all'incontro con la vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding. Inoltre ha visitato i parlamenti di Slovenia e Croazia. Qual è il futuro in un momento come questo in cui sembra prevalere sempre più l'euroscetticismo? La richiesta entusiasta di avere più Europa è motivo di grande incoraggiamento. Mi auguro una grande affluenza alle urne per le europee del maggio 2014. Sarà questa la grande occasione per i cittadini di far sentire la loro voce e decidere quale Europa vogliono. È chiaro che il clima di incertezza economica favorisce movimenti estremisti. I leader europei non devono però cadere nella trappola della retorica populista, ma continuare a lavorare al fianco della Commissione e delle altre istituzioni europee per fare dell'Europa uno spazio di pace, giustizia e prosperità. L'Europa non è il problema ma la soluzione. E questa è la risposta migliore che possiamo dare ai populisti. La visita in Slovenia e Croazia inevitabilmente ha portato a parlare dell'esodo degli italiani. Un'identità e una storia da riscoprire e con ancora tante questioni da risolvere. Quelle esperienze devono assolutamente poter far sì che i giovani sappiano che quelle cose non possono essere mai più ripetute.